Allora, capitano, dopo quattro vittorie consecutive arriva, non sappiamo neanche se chiamarlo stop, diciamo arriva a un punto invece di tre, il Parma comunque continua con una striscia positiva, come giudichi anche magari la partita di ieri o comunque questo inizio del campionato? Ma per quanto riguarda la partita di ieri, sicuramente è stata una partita difficile dove sicuramente abbiamo fatto fatica a trovare un po' quelle che sono le nostre giocate, un po' per il campo stretto, un po' per l'aggressività della squadra avversaria, non siamo riusciti a sviluppare gioco, quindi qualche situazione comunque sia l'abbiamo avuta per poter passare in vantaggio, è mancato un po' quel pizzico di lucidità, magari sotto porta, anche di fortuna che non ci ha fatto sbloccare il risultato. Siamo partiti molto bene, molto forte e se in quel caso magari riuscivamo a sbloccare la partita sicuramente sarebbe cambiata. Invece così non è stato. Il primo tempo abbiamo concesso anche un paio di situazioni per errori nostri pericolose che hanno dato fiducia al mezzalare. Poi il secondo tempo non abbiamo mai rischiato niente, abbiamo cercato di andare a giocarci la seconda palla là davanti, però è mancato il guizzo vincente per portare a casa il risultato. Quindi ci portiamo a casa questo punto che fa continuare la striscia positiva e ci prepariamo alla prossima. Da un lato c'è la filosofia del tuo collega in difesa, ovvero Luca Cacioli, che dice quando non si può vincere è meglio non perdere, che del resto può anche avere ragione. Dall'altra c'è comunque, non dico un malumore, però alcuni tifosi che forse si erano già abituati a vincere, pensavano di vincerle tutte, c'era chi parlava di campionato praticamente già finito, quando in realtà la Serie D continua a nascondere delle difficoltà partita dopo partita. Ma sì, lo pensavano i tifosi, spinti anche dalle nostre prestazioni, dalle precedenti quattro partite. Noi non ci siamo mai illusi che fosse un campionato facile, che fosse un campionato dove vinciamo tutte le partite. Ieri è stata la conferma di questo. È stato detto in 2000 salse che contro di noi le altre squadre fanno la partita della vita e è successo così, ripeto, soprattutto in trasferta quando andiamo a incontrare magari delle squadre che hanno magari dei campi anche come ieri stretti oppure non in perfette condizioni, è normale che noi facciamo più fatica perché siamo una squadra abituata a giocare. Dobbiamo diciamo, interpretare come abbiamo fatto poi il secondo tempo quello che è stata poi la partita su un calcio diverso, un calcio votato più sulle seconde palle, sulle palle sul nostro centravanti e cercare di andare dentro, però è mancato il guizzo vincente. Però il punto sicuramente è punto buono, anche noi vorremmo vincere tutte le partite, ma purtroppo ieri non ci siamo riusciti. Non ci siamo riusciti un po' per mancanza di lucidità, di frenesia, perché forse anche noi inconsciamente abbiamo avuto troppa fretta di andare in vantaggio per cercare di vincere la partita e questo ci ha fatto perdere un po' di lucidità. Quindi deve essere da insegnamento questa gara che dobbiamo avere pazienza in partite come ieri, né pazienza nel continuare a cercare di far gioco senza andarsi magari a intestardire per voler cercare il gol subito nella prima mezz'ora, nel primo tempo, perché non è così. Quindi prendiamo l'insegnamento, ripeto, che bisogna avere pazienza. Quando le partite non si sbloccano, non dobbiamo snaturarci, cercare di continuare a giocare per trovare poi la zampata, magari come è successo a Arzignano, dove nonostante anche lì non riuscissimo a sbloccare il risultato, però abbiamo avuto più pazienza, abbiamo continuato a giocare, alla fine l'episodio è stato positivo. Bisogna essere pronti a tutto, non dare niente per scontato, pronti a cambiare pelle in base alle circostanze che troveremo. Quindi sicuramente la partita di ieri ci sarà di insegnamento. Ovviamente ci sarà, credo, spazio per tutti, anche perché poi adesso arriva la Coppa Italia, i turni infrasettimanali. È anche vero che nel Parma, in queste prime 5 gare, hanno giocato più o meno 14-15 elementi. La rosa è di 25-26. Tu, da capitano, lo spogliatoio comunque come lo vedi? Sono tutti propositivi, non ci sono malumori. Come giudichi comunque il gruppo che si sta formando giorno dopo giorno? Perché continua ad arrivare comunque gente in prova. Sicuramente c'è diciamo, malumori ad oggi non ce ne sono, cioè, la formazione la facciamo noi durante la settimana, non la fa l'allenatore. In base a quello che vede l'allenatore poi fa delle scelte, quindi se ci sono dei giocatori che hanno giocato di più in questo momento è perché hanno meritato rispetto agli altri. Questo non significa che gli altri siano scarsi, assolutamente, siamo una rosa molto competitiva. Ci sono alcuni giocatori che hanno bisogno di mettere benzina perché magari sono più indietro sotto l'aspetto fisico, però c'è un obiettivo comune che è quello
di far bene, di vincere il campionato. Quindi, indipendentemente da chi gioca, ci deve essere, e c'è in questo momento assolutamente, l'obiettivo comune di fare le cose per bene. Quindi, ci sarà spazio anche per gli altri. Ora c'è la Coppa Italia mercoledì, c'è dei turni infrasettimanali. Quindi, sicuramente le opportunità ci sono per tutti. La competizione è alta, e quindi questo non può che essere positivo per noi e per l'allenatore. Faccio una battuta, non ti gira la testa, no? Che hai perso tanto sangue ieri, non vorrei mai. No, no, diciamo la botta è stata forte, più che altro non riuscivo a smettere di sanguinare, sono stato un po' fuori, però credo non ci sia, almeno ad oggi spero, insomma, a parte un po' di dolore non ci dovrebbe essere niente di rotto. Senti, qui in estate, nei primi giorni del ritiro, dicevi la Serie D è una categoria nuova anche per me, devo abituarmi. Adesso come ti stai trovando dopo questo primo assaggio, questo primo scorcio? L'adattamento da parte mia c'è stato, sicuramente è un campionato molto diverso rispetto a quelli che ero abituato a fare, ci sono delle dinamiche diverse, c'è delle situazioni di gioco molto diverse, magari Lucarelli che usciva a palla al piede in Serie A, sicuramente in Serie D non lo vedremo perché non c'è tempo di respirare perché le squadre, soprattutto gli attaccanti, corrono tutti, c'è le partite molto, molto intense, molto, molto ostiche, e anche se la qualità magari sicuramente è minore, però insomma c'è da stare sempre sul pezzo perché non ti danno un attimo di respiro, e quindi credo che sotto questo aspetto insomma mi sto abituando anch'io, aiutato sicuramente dal resto della squadra, insomma i dati sono lì a dimostrarli, abbiamo preso solo un gol su rigore, abbiamo la miglior difesa, il miglior attacco, siamo primi, anche se a pari merito con Lentigione, quindi la strada intrapresa è quella giusta, quindi è normale, non si può sempre vincere, dispiace non aver vinto ieri, però dobbiamo prendere ogni partita un insegnamento da quello che sono le caratteristiche del campionato, e sicuramente quella di ieri ci servirà per il futuro. Ecco, tutti quelli che mi è capitato di intervistare in queste settimane, anche nelle presentazioni delle partite, mi dicono, quando ci troviamo di fronte a Lucarelli dobbiamo avere un attimino un po' di timore riverenziale, tra virgolette. Come ti trattano gli avversari? Ma non lo so, io cerco di essere umile nei confronti degli avversari per non fare la parte del fenomeno, anche degli allenatori. Per dire a Zignano, l'allenatore mi ha chiesto di fare la foto con lui, è stata una cosa che mi ha fatto molto piacere, quindi sicuramente da parte mia non sono il tipo che fa pesare il mio passato e quello che ho fatto, anche perché a me piace sempre pensare a quello che succede domani. Quindi, il rispetto reciproco verso l'avversario, no, non sono certo il tipo che si atteggia o che fa il fenomeno, anche perché non lo posso permettere. Quindi, sotto questo aspetto mi sento veramente uguale agli altri. Ecco, ti faccio l'ultima domanda da parte mia. Cosa ti manca della Serie A? O meglio, ti manca la Serie A? Se sì, cosa? Onestamente, guarda, se vedo le partite mi manca poco, perché sicuramente questo è un campionato. Mi sembra molto ad oggi molto mediocre, ecco, mi sembra molto più bella la Serie B, ad essere sincero, che ci sono piazze importanti e si vedono veramente belle partite, quindi non è normale che insomma, il fascino della Serie A è un fascino che solo la Serie A ha, però insomma, noi siamo in Serie D, non dimentichiamocelo, è un'avventura stimolante, difficile, faticosa, quindi abbiamo un obiettivo da raggiungere che domenica dopo domenica dobbiamo cercare di coltivarlo e per poi riuscire a festeggiare la fine. Il primo gol del capitano quando arriva. Io mi auguro che arrivi presto, ci sto provando, ho invidiato maledettamente Longobardi con il Villafranca perché è una cosa che sognavo che mi sarebbe piaciuta farla a me, quindi non posso neanche più farla quella perché se no dicono guarda fa come Longobardi. No, a parte gli scherzi, insomma, se capita l'occasione volentieri, quindi aspettiamo la palla giusta, io vado sempre a insomma, saltare avanti come e insomma speriamo che arrivi presto, dai. E con Calzoli la coppia ottima, tant'è che non avete ancora preso gol su azione. Chi ti ricorda tra i tuoi vecchi compagni di difesa, lui facendo le dovute proporzioni comunque di No, io gli ho categoria? già detto anche a lui, mi ricorda molto Massimo Paci, perché è veramente un animale, ma non la domenica, dal martedì veramente, quando ci presentiamo la domenica, non molla mai niente, è veramente sicuramente un leader, perché insomma, a parte che conosce la categoria, però veramente è un positivo,
all'interno del gruppo e veramente vedi lui e ti viene voglia di andargli dietro perché è veramente un ragazzo che non molla mai. Quindi è un grande punto di riferimento per questa squadra e è stato un ottimo veramente colpo prenderlo perché si vede che per la categoria è un vincente. Tra i giovani, chi è che ti ha stupito di più in questo inizio? Ma ci sono tanti giovani bravi, a me piace particolarmente Rodriguez, secondo me è un giocatore che farà strada anche se per diversi problemi non è riuscito ancora a giocare, però sono convinto che è un giocatore che si farà apprezzare. La Coppa Italia può essere un obiettivo? Deve essere un obiettivo, perché dobbiamo cercare di raccogliere tutto, no? Quest'anno. Questo momento è una competizione che ci permette di far giocare anche chi ha giocato meno, di prendere minutaggio nelle gambe, ma poi alla lunga diventa un obiettivo perché è comunque sia pur sempre una soddisfazione arrivare alla fine e magari vincere. Dietro siete rimasti in pochi con gli infortuni, può essere comunque un turno di riposo, questo di Coppa per te, pensando magari a domenica. Ma non lo so onestamente perché ancora non abbiamo provato niente, insomma le alternative ci sono e anche valide, quindi il mister sicuramente saprà mettere in campo la formazione migliore. Ultima domanda, domenica avete la Correggese che ha esonerato l'allenatore, fra l'altro nota a parte due esoneri in Serie D più che in Serie A, quindi questo è un costume. Cosa può dare in più o in meno un episodio del Di genere? solito un cambio allenatore dà sempre qualcosa in più a una squadra, sotto l'aspetto mentale sicuramente c'è la voglia di dimostrare al nuovo allenatore e la voglia di fare, quindi può essere un'insidia in più per noi, però noi dobbiamo pensare a noi stessi e insomma a portare a casa il risultato pieno che è l'unico obiettivo che ci interessa.